Allora, stiamo partendo per il safari. È notte. Sono le 5 e stiamo aspettando la jeep. Siamo in viaggio sempre per il safari. Fa l'alba, eccola. Come cambiano i paesaggi. Maria, ciao. Allo. E soprattutto iscrivetevi al canale. Dromedari. Non lo sappiamo. Ciao! Questo era 2,5 metri. Questa c'è una gobba un po' trista. Guarda carino questo, ciao. Ma saranno una cinquantina? No. La signora c'è la B. Buongiorno, ciao. Giambo! Al cammello sta cadendo il latte. Ah, cammella. Quindi è cammella. Quindi è cammella. Ecco le faraone, le vere faraone. Oh. Eccole. Primo animale, cioè secondo animale, il cammello. Bellissimo, i colori. Fuori dal circo. Fuori dal circo. Is it drone? Can't they move in groups? They move in groups, and when you get the point, ah, so it is an old elephant. Sta ferma, eh? Questo è un termitaio. Ma c'è là? Poi altro non c'è per me. Non ci sono le termiti adesso. Stiamo entrando al parco. Quello che abbiamo visto fino adesso è stato tutto un regalo. Questa la porta giù. Queste sono le regole del parco. Questo go to see the crocodile. Stiamo andando a vedere i coccodrilli. Ok, thank you. Yes. After when we go back from the crocodiles. Yes. Questo è uno shop. Ci passiamo in mezzo per andare dai coccodrilli. Qui ci sono anche i bagni, mi hanno suggerito di andare in bagno, non so perché. A me non mi scappa, ma bisogna andarci uguale. That way! Andiamo a vedere questi coccodrilli. Questi chiamano i coccodrilli come... Oh, eccolo! Sì? Certo che è un coccodrillo questo. Sì. Già. Madonna mia. Sei inabissato il coccodrillo, il che non porta mai buone cose quando si inabissa. In genere sui film muore sempre qualcuno. We go back. Porca zozza. Guarda quanto è grosso, ragazzi.
È un po' inquietante. Sei povero. No, 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 no. Il coccodrillo. Gianni, tieni sto cellulare, io devo scappare. Enorme. Ma ce l'abbiamo vicino, no? Guarda come si mette. Sono abituato, dai. Allora, stiamo entrando nello Tsavo East National Park. Sono le 8:10 di mattina, non so se si vede. La stagione delle piogge, ma come è il motto di questa vacanza, anche oggi piove domani. Che posti, ragazzi, meglio per noi. Siamo gli unici due italiani turisti in tutta Watamu, insieme a un'altra coppia di ragazzi che per fortuna esistono, perché così almeno ci siamo fatti compagnia. Siamo gli unici ospiti del nostro resort. Giovannino, stiamo partendo per il safari. Cioè, è proprio una cosa. E abbiamo scoperto che ci sono altri italiani che si fanno i cavoli loro. Il minimo di patriottismo, no? Sì, siamo tutti italiani, anche quelli che stanno fuori. Abbiamo detto buongiorno. Non ci ha cagato nessuno, che brutta cosa. Stiamo sulla toppa del. Salve. Ce l'abbiamo già detto. Chissà che cosa vedremo. Ippopotami! Ah, l'ippopotamo è un animale pericoloso. No, è vero, perché va velocissimo, ha un morso potente e quando si immerge potrebbero essere problemi. Però stanno lì, noi abbiamo la macchina, vedi? Vedi che si sono immersi? Se escono, noi andiamo. Tornando indietro perché gli elefanti stanno per attraversare la strada. Bellissimo! Guarda! È carino! Giraffa, ciao giraffa. Ah, vedono i colori come noi esseri umani. Chissà come l'hanno stabilito. Affascinante. Ecco la giraffa. Stiamo bevendo dell'acqua che qui è purificata. Cioè non esistono sorgenti. Danno l'acqua che c'è e la purificano per. Si chiama Bamba. Bamba Water. Questi sono vicino, stanno praticamente sulla strada. Incredibile! E adesso arriva il lione!
fosse un caldo della stagione delle piogge. Iguana che ci stava attraversando la strada. Scusa Iguana. Allora, si dice che da queste parti sia stato avvistato un leopardo. Ciaone. Sta sull'albero? Non sull'albero. Vedi le cazzate. Sta camminando. Stava camminando. Io all'uscio lo sguardo. Lui indica là, lui che c'ha il binocolo, il signore che ha il binocolo, dice laggiù. Ma laggiù dove? Vedo solo vegetali. Andiamo al mercato di zebre. Guarda quella lì bella che è. Quella lì. Quella è proprio Valentina. Guante! No, ma voglio. Oh! Ciao giraffe! Guarda questa vicino! Ma più avanti ci puoi andare Mohamed! Così, in natura sono fantastici. Cioè, sono veramente degli animali assurdi. Cioè, non c'hanno un baricentro normale. Questo pollo russo, questo corpo. È impressionante. Guarda che la foresta è gigantesco. In mezzo di cavallo e in mezzo di smart. Grazie Francesca, ce l'ha. Adesso siamo al in lodge dove andremo a pranzo e sto aspettando Gianni e poi andiamo a mangiare. Stiamo bevendo la Tasker Finest Kenyan Lager, lager che dir si voglia, che dal 1922 è fatta con i più fini ingredienti keniani. Sono 3 giorni che beviamo questa birra, ci siamo abituati anche al sapore, vero già? È buono. Sì? Va bene. Sotto l'albero, questo qui, questa è una leonessa! Una leonessa che ci sta guardando. Ecco, ora per vedere il leone ci ha dato il binocolo. Ce lo facevo vedere prima, vediamo chi fa cuocere meglio. Ma c'hai cuccioli? Buono il mango. Io ti ho chiesto il mango. Siamo a Sardegna 2. È un tantissimo vento. È la quarta spiaggia più bella del mondo. Guardate, non si può girare adesso. Guardate com'è. Zac. Abbiamo i nostri Beach Boys che ci accompagnano. Beach Boys ci accompagnano. E poi vediamo se non ci lasciano. E ci vediamo al prossimo video.